nel mondo per sua scelta. Non è questione di buona volontà, non per meriti si nasce e non per colpa, non è un peccato che poi si sconterà. Combatte ognuno come ne è capace, chi cerca nel suo cuore non si sbaglia, hai voglia dire che si vuole pace. Noi stessi siamo il campo di battaglia. Dammi la gioia di donare, come ha fatto tuo figlio in croce, almeno una parte del mio corpo, perché possa rendermi utile nel diffondere l'amore, la speranza, la pace e così via. E se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente Abbiamo la prima donazione, la prima signora che firma una donazione. Guarda Chiara, mi ha regalato un pezzetto. Il senso della giornata del figlio è proprio di informare la cittadinanza. Dunque, perché ancora 8.615 persone sono in attesa di un trapianto in Italia. Poi qua abbiamo la presentazione della nostra provincia, con tutto il guido, quello che si è fatto, preso gli... Allora, vi ringraziamo per aver aderito alla prima caccia tesoro ufficiale organizzata dall'Aido. Servirà un cuore nuovo per me. E quindi cercate di girare Trino fino a trovare un cuore possibilmente giovane e bello tonico, cronico, perché lo devo cambiare. No, scherzo. Quindi, due regole veloci. Quando non riuscite più a sbloccarvi, nel senso che quando siete impiantati o non capite bene il risultato di un indovinello o non trovate il bigliettino, in ogni posto a cui verrete mandati ci sarà il bigliettino con il numero corrispondente alla vostra squadra. Quindi sapete tutti di che squadra siete? La squadra 1, urlo di battaglia! Io!
La squadra 2, 1 di battaglia. Ale! La squadra 3, 1 di battaglia. Viva il lupo! La squadra 4, 1 di battaglia. La squadra 4, che è rimasta impreparata. La squadra 4, 1 di battaglia. Ricominciamo, la squadra 4, 1 di battaglia. Voi siete 6, 5 o 6? Il 5. Ecco i vincitori, forza. I primi, avanti, avanti. Ma no, dovete andare al numero 37. No, è qui il 37, 37B. Ah, il 37 doppio. Qui. Vai, dentro, vai. E il premio cosa sarà? Il premio? Il gelato! Davvero il gelato gratis! Ehi! 37B! Guarda che ci abbiamo pure le teste questa volta, abbiamo portato. Oh, nemmeno lo sapevo, credimi. Lo sai, c'è la scheda lì dentro. Forza. Che gusti vi piacciono, bambini? Che gusti vi piacciono? Potete scegliere tre gusti. Cioccolato. Allora, questo è l'Oreo. Allora, cioccolato. Oreo e tutto. Qua eri in macchina. Però ecco i secondi, però mi spiace, i secondi non vincono niente. Porca, bisogna arrivare prima. Il biscotto, il biscottino. Comunque l'importante è partecipare ed essere arrivati ai secondi è già una bella. Benissimo, vero Gaia? Ottimo. Mi presento, mi chiamo Marcello Casalino, sono il presidente dell'AIDO, l'associazione donatore organi, tessuti e cellule pluriprovinciale Aldo Zeno Calegari Spiella Vercelli. Ringrazio Laura Zecchinato, vicepresidente, Leone Adelaide, la nostra segretaria, Mariuccia, consigliera sempre della sezione e dirigente dell'AIDO Gruppo Locale di Trino. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla caccia al tesoro. Oggi è la giornata del sì. Chi si informa dice sì alla donazione dell'AIDO e noi siamo qui apposta per informare tutti. Vi parliamo di un atto di carità cristiana, del gesto più nobile che si possa fare a favore della vita. Chi sceglie di donare i propri organi lo farà post mortem, se ricorreranno le condizioni per farlo. Pensate, solo una persona su 3.000 di coloro che esprimono la loro scelta di donare attraverso AIDO o attraverso il rinnovo della carta d'identità o attraverso l'URP degli ospedali sarà effettivamente in grado di donare. Una percentuale bassissima che vi aiuta a comprendere la necessità di essere in tanti a dire di sì. E in pochissimi potranno aiutare chi per sopravvivere sarà in attesa di un organo. Vai avanti tu. Scegliere di donare? Scegliere di donare è un gesto semplice, gratuito, altruistico, anonimo. Chi sceglie di donare sa di fare la cosa giusta. Ancora un pezzettino, così bene. Se qualcuno, dopo aver compilato, se qualcuno dopo aver compilato, dopo aver compilato un semplice modulo che possiamo fornirvi anche oggi, vi sentirete felici perché avrete dato una speranza di vita a oltre 8.000 persone in attesa di un trapianto. Tra cui ci sono anch'io, vi prego, datemi un cuore nuovo. Bravo. Davvero, non sto scherzando. Sì, perché senza donazione non ci può essere il trapianto. Tra queste 8.000 persone, almeno 6.000 attendono un trapianto di rene. Sono in lista d'attesa da anni, queste persone sanno che un organo potrebbe anche non arrivare in tempo. Ma con il nostro sì, hanno la certezza che tante persone che non conosceranno mai stanno pensando alla loro sofferenza e li sostengono facendo la cosa giusta. Molto bene, grazie. Un applauso alla famiglia vincitrice! Ecco, un applauso alla famiglia.
bene, bene.